Carissimi amici, buon pomeriggio, puntata dedicata all'idratazione del viso, ma soprattutto alla cura del viso maschile. Si introduce una piccola parentesi, magari anche una playlist dedicata al volto dell'uomo che non riguarda soltanto la rasatura, ma anche l'idratazione del viso e alcuni prodotti che andrò a introdurre nei successivi video per poter salvaguardare il proprio viso, magari le rughe, il contorno occhi, quello che riguarda un po' la cura del proprio viso che sicuramente l'uomo ha bisogno di ampliare perché comunque è soggetto al clima, comunque all'ambiente in cui vive, a qualsiasi, non lo so, agli eventi atmosferici, al vento, al calore del calorifero, del convettore. Sono tutti elementi che vanno a seccare il viso, vanno a seccare l'epidermide, vanno a distruggere le cellule superficiali che poi hanno difficoltà comunque a ricostruirsi, perché in mancanza di idratazione sicuramente la cellula soffre, muore praticamente. Non è che soffre, muore veramente. Muore veramente. Sono tanti i prodotti che sono proposti sul mercato. Purtroppo, per quanto riguarda la categoria uomo, che poi per quanto riguarda a livello mondiale, viene considerata a livello di mercato e di marketing quella che ha più denaro, no? È l'uomo che detiene poi il denaro. Infatti, i prodotti per uomo sono quelli che costano di più. Se noi andiamo a verificare i prodotti per uomo, le creme per uomo costano uno sproposito. E se andiamo a vedere gli ingredienti, sono pressoché identici a quelli per donne, destinati a donne. E allora io mi chiedo, perché acquistare prodotti per uomo? Acquistiamo prodotti per le donne, indirizziamole per il momento all'uomo, sino a che le case che producono gli articoli, adesso per non essere preso a cachi in faccia da queste aziende, non propongo nulla. Tanto i prodotti li sapete quelli che utilizzo, no? Perché preso a pomodori in faccia non va bene. Però sicuramente i prodotti che vengono utilizzati che utilizzano le signore possono benissimo essere utilizzati con discrezione anche a livello mascolino, no? Ma sicuramente. Quindi l'uomo ha sicuramente una pelle più resistente. Pelle più resistente non vuol dire che vi dura 90 anni. Dobbiamo prenderci cura della nostra pelle, no? Quali sono le zone più a rischio? Anzi, non più a rischio, prese in considerazione dagli agenti atmosferici. Sicuramente chi non porta gli occhiali, il contorno occhi. Poi con gli occhiali vengono schermati, vengono spoilerati l'agente del vento, della secchezza del vento, eccetera, eccetera, vengono comunque convogliati in altre parti. Però chi non porta gli occhiali, per esempio, è soggetto alla secchezza del contorno occhi. E perché non utilizzare una crema appunto nel contorno occhi che vedremo sicuramente applicata, oppure sicuramente la fronte che prende tantissima aria, questa fronte che può essere soggetta
anche a stempiature, purtroppo. E purtroppo sì. Vedete, anche me, che ho 47 anni, non è che sono immune dalla stempiatura. E ci sono, che come vedremo, diversi prodotti per l'idratazione della fronte, l'idratazione delle guance, del viso, anche con prodotti per la barba. E magari andremo a vederli nello specifico. Intanto introduco questa piccola variante, anzi non variante, è proprio un'aggiunta alle playlist, per la cura del proprio viso. Non tanto del corpo, perché poi per il corpo, cioè poi diventa troppo ampio l'argomento. Vediamo quello che è a vista, quello che vedono gli altri, oppure per voi, per quello che vedono le altre, no? Per voi, per tutti, insomma, per quello che vedono le altre. E vediamo un po', eh? Prendiamoci cura sicuramente del nostro viso e vedremo come. Per adesso vi auguro buona serata a questo punto e poi intanto ci vediamo domani per la rasatura di domenica. Buon sabato sera.